Passiamo all'oggetto numero 3. Interroga consigliere Meloni, stato delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del canale artificiale Mogliano e Anguillara. Richiesta di chiarimenti alla giunta regionale. Risponde l'assessore Morroni, prego consigliere Meloni. Grazie Presidente, ma allora questa interrogazione nasce un po' da una vecchia interrogazione che avevamo fatto l'anno scorso, il 14 settembre 2021, in cui chiedevo quali fossero gli interventi di manutenzione previsti per i canali Mogliano e Anguillara. Allora, l'interrogazione dell'anno scorso paradossalmente nasceva per gli eventi meteorologici che avevano, diciamo, colpito anche quel territorio e quindi contestualmente, diciamo, chiedevo la possibilità di ripulitura di quella porzione e poi anche, diciamo, la situazione in generale delle manutenzioni dei canali e anche delle opere idrauliche che sono direttamente gestite dalla Giunta. Non rifaccio ovviamente la cronostoria della questione del lago Trasimeno e di come sono suddivisi i canali tra artificiali e naturali, perché ovviamente è nota a tutti, ne abbiamo parlato più volte anche con l'assessore, ci sono stati anche degli incontri con i sindaci per fare un po' un cronoprogramma. Allora, lo scorso anno a settembre mi aveva consegnato una relazione dove, diciamo, c'erano anche particolareggiati un po' tutti quelli che erano gli interventi che erano previsti, ma anche, diciamo, i blocchi dell'iter amministrativo e autorizzativo che bisognava superare per fare quegli interventi. Ora, quest'anno la situazione è diversa perché, diciamo, purtroppo la siccità ha evitato quei danni che gli eventi meteorologici avversi e violenti erano accaduti negli anni passati, però c'è comunque rimane un problema oggettivo e importante che insomma, quel territorio richiede in merito alla previsione, diciamo, degli interventi che verranno fatti. E alla rimozione del materiale solido accumulato e depositato nella vasca di sedimentazione appunto in località Macchie, in cui confluiscono i canali artificiali Mogliano, Tresa e Rio Maggiore, il rifacimento delle lastre di fondo e laterali del canale Mogliano, e questi erano, diciamo, i tre aspetti che erano contenuti nella relazione che lo scorso anno mi era stata consegnata. Sempre poi in quella sede era stata espressa, insomma, dalla Giunta regionale la volontà anche di prevedere nei bilanci degli anni successivi degli interventi proprio sia di iter autorizzativo che amministrativo, proprio per, diciamo, garantire una manutenzione dei canali e di tutte le opere idrauliche che sono gestite dalla Giunta. Quindi oggi, diciamo, sto chiedendo un aggiornamento, un updating rispetto a quanto diciamo, annunciato alcuni mesi fa. E sia per quanto riguarda le manutenzioni che ovviamente gli iter autorizzativi e anche, diciamo, ovviamente quelle di competenza della Regione e se ci sono state ovviamente in previsione previste risorse ad hoc per questo tipo di interventi e se ci sono stati dall'altra parte anche degli impedimenti che oggi ci portano un po' a vivere questa situazione, che ripeto, rispetto all'anno scorso, oggi siamo in una situazione molto diversa perché non ci sono stati eventi avversi che hanno, diciamo, aggiunto gravità alla situazione, però è ovvio che rimane un problema, poi lì si accumulano i detriti, poi comunque animali notturni che arrivano e quello è un canale che ormai è praticamente quasi completamente sommerso da diciamo, da arbusti e quindi è anche impossibile, insomma, poterlo anche avere un accesso. Quindi questo è un po' il senso dell'interrogazione oggi. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Sì, grazie Presidente, consigliera Meloni. In maniera molto schematica, ma mi auguro in linea con le richieste che sono state avanzate, senza ritornare, come ha già fatto lei, su quello che è l'elenco degli interventi, eccetera. Mi limiterò a richiamare l'attenzione su alcune queste misure legandole alle tempistiche che sono previste per l'inizio lavori. Entro 2 settimane inizieranno i lavori di rimozione dei sedimenti presenti presso la cassa di sedimentazione in località Macchie, lavori che si protrarranno per non più di 3 settimane.
Sempre nello stesso lasso di tempo, quindi entro 2 settimane, inizieranno i lavori di rifacimento delle lastre di fondo e laterali del canale Mogliano, lavori che si protrarranno fino a metà settembre. Sempre entro 2 settimane inizieranno i lavori presso le paratoie del canale Mogliano, lavori che questi andranno avanti fino a metà settembre. Inoltre è stata effettuata la rimozione dei sedimenti presenti presso le paratoie del canale Marantano e andrà completata la rimozione di una parte dei sedimenti presenti anche all'interno dello stesso canale a valle delle paratoie. Per quanto attiene la questione di appostare risorse riferite ai bilanci degli anni successivi indirizzati all'effettuazione di queste attività di gestione ordinaria dell'insieme delle situazioni, delle infrastrutture che ruotano intorno al Trasimeno, noi qui stiamo valutando in queste settimane anche la possibilità per dare continuità e stabilità a questi interventi, la possibilità anche di redigere una legge regionale proprio rivolta al lago Trasimeno e capace di assicurare tutta una serie di attività vitali per la qualità del lago stesso. Quindi è una valutazione che è in corso e io penso che entro l'estate l'andremo a definire. Se così fosse, naturalmente avremo poi l'opportunità di ragionare su quelli che sono i contenuti che caratterizzeranno questo provvedimento, la cui finalità è ispirata alla motivazione che ho richiamato poco fa. Grazie Assessore, prego Consigliere Meloni per la replica. Grazie Assessore, quindi ho preso nota del programma che lei ha stilato, quindi credo che un po' tutte le criticità che erano state sottoposte verranno nel giro di 3 mesi ovviamente risolte. È molto importante l'ultimo appello che lei ha fatto sulla questione della possibilità di una legge regionale rivolta al lago Trasimeno, di cui avevamo parlato anche insomma i primi due anni di questa della nostra assemblea. Ora c'è il corso, ben venga, perché comunque per noi sarebbe veramente molto importante. In questi tempi abbiamo sempre ripreso e rivolto la nostra attenzione anche a un'ipotetica e possibile legge nazionale che magari potesse portare risorse stabili e continuative nel tempo. Se però c'è la possibilità di avere un ulteriore o addirittura una legge speciale rivolta al Trasimeno con risorse ad hoc che consenta ogni anno di avere delle risorse dedicate per manutenzioni o decoro urbano, sponde, pontili, oppure non so come potrà essere strutturata, ovviamente è un grandissimo valore aggiunto non solo per il nostro territorio ma per tutta l'Umbria, come più volte abbiamo peraltro sostenuto e condiviso. Grazie. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 4, interroga il consigliere Bori, Centro Studi Città di Foligno, Polo Universitario, richiesta chiaramente in merito alla recessione della Giunta regionale. Prego consigliere Bori, risponde alla Presidente della Giunta regionale Tesei. Attivo. Grazie Presidente. Allora, l'interrogazione riguarda l'uscita della Regione Umbria dal Centro Studi Città di Foligno. Noi ricordiamo che il Centro Studi è nato nel 99 con l'accordo tra Regione, Comune, Provincia e Università. In questi anni ha rappresentato un punto di riferimento per la crescita economica, sociale e culturale della città ed è riuscito non solo a portare i 4 corsi di laurea universitari attivi, ma anche tante realtà di studio, formazione legate ad altri ambiti non universitari che rappresentano un volano di sviluppo per la città, ma anche un presidio culturale importante. Mi va di ricordare che le istituzioni non ragionano per colore politico, ragionano per a beneficio e per fare il bene dei territori. In questa chiave risulta incomprensibile come una realtà che funziona, che crea sviluppo, che crea occupazione e che forma i cittadini e diventa un punto di riferimento non solo
per il territorio della Valle Umbra, ma per tutta la regione, e anche una sede di qualità presente a Foligno, come sia possibile che una realtà del genere venga dismessa? Risulta francamente incomprensibile. Ora, andando a vedere le delibere fatte dalla Regione, c'è il paradosso per cui nella delibera 907 del 2021 veniva espressa la volontà da parte della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istituzione, Agenda Digitale di rimanere nel centro studi. Questo avviene con una delibera che viene smentita, quindi mentre la Regione, la struttura dice di rimanere, la Giunta la smentisce e adotta una delibera opposta. La delibera opposta adottata dalla Giunta Tesei è del 29 settembre e decide di recedere il rapporto con il Centro Studi di Foligno. Incomprensibile come mai tra di loro non ci sia parlato. Sicuramente è un danno alla città di Foligno e a tutta la Valle Umbra e alla Regione Umbria, perché come dicevo non solo sono presenti lì 4 corsi di laurea e oltre 400 studenti, ma anche perché quella struttura rappresentava per i fondi europei, per la capacità di raccogliere fondi europei, per la capacità di attirare eventi formativi per il presidio territoriale, un punto fondamentale per la città e per tutto il territorio. Quindi, data la situazione, la struttura tecnica che dice di rimanere, la Giunta che la smentisce ed esce, il rischio di una chiusura del presidio a Foligno, questa è la situazione attuale, siamo qui per chiedere alla Giunta come mai in maniera esclusiva e difforme da quello che valutavano gli uffici, la Giunta regionale ha deciso di recedere il rapporto con il Centro Studi della città di Foligno. Grazie. Grazie consigliere, prego Presidente Tesei. Sì, grazie. Cercherò di essere anche in questa risposta molto chiara e schematica, però bisogna fare un ragionamento un pochino più ampio. Questa giunta si è posta un obiettivo già dall'inizio del mandato, che è stato quello del contenimento della spesa pubblica, che credo sia un dovere naturalmente per tutti gli amministratori, e deve essere un faro per ogni politico, anche di opposizione, perché poi bisogna vedere la sostanza, la situazione concreta e le cose. E tanto più bisogna essere in un momento come questo, in cui il livello del debito pubblico che abbiamo è tra più elevati tra i paesi sviluppati, un debito che presto ci presenterà il conto a tutti i livelli, anche a quello regionale, e che dovrebbe naturalmente tener conto dei bilanci delle singole regioni. Ebbene, il bilancio della Regione Umbria, come credo sia noto a tutti, è un bilancio che dovrebbe sostenere famiglie e imprese nella prossima crisi, che purtroppo è dietro l'angolo e ne siamo assolutamente consapevoli, ma è un bilancio completamente ingessato, quello della Regione Umbria, anche dalle passate gestioni. Per me efficientare il bilancio della Regione è stato uno dei primi obiettivi e questo abbiamo cercato di perseguirlo anche tenendo conto di piccoli interventi, e nell'ambito di questa riorganizzazione che ha riguardato tutte le nostre partecipate, tutti i settori su cui potevamo effettivamente svolgere e portare avanti delle azioni di contenimento e di risparmio, è servito a mettere insieme ed accumulare molti milioni di euro, diversi milioni di euro, che ci hanno consentito anche di chiudere purtroppo i tanti dossier negativi che abbiamo ereditato. Basti pensare a Umbria Mobilità, alle società partecipate che abbiamo rimesso in ordine, che oggi funzionano e sono percepibili come di utilità per le imprese e le famiglie umbre, ai contenziosi, ne abbiamo chiuso uno recentemente anche per il trasporto pubblico locale, al contenzioso con la provincia che stiamo chiudendo e via discorrendo, perché di dossier purtroppo credo che siano noti a tutti, perché se qualcuno lo riconosce
e questo diventa un problema serio che abbiamo risolto e continuiamo a risolvere. Non solo, l'efficientamento della spesa in Umbria ha consentito di finanziare misure a sostegno di famiglie e imprese che hanno permesso alla nostra regione di reggere alla crisi Covid in termini di PIL meglio delle altre regioni italiane e di presentare oggi una ripresa a livelli delle migliori regioni italiane, cosa che l'Umbria non ha mai avuto e non ha mai fatto. L'ultimo dato, che sicuramente non ci esime dalle preoccupazioni che abbiamo in vista dell'approssimarsi dell'autunno, ma che è stato quello comunicato dalla Camera di Commercio, che segnala una crescita dell'occupazione in Umbria di ben 2,75% e ci porta ad essere una delle sole 4 regioni ad essere in termini di occupati sopra al livello pre-pandemia. Quindi anche piccoli risparmi servono a creare risparmio complessivo e questo credo che sia, ecco, un punto di vista che dovremmo avere tutti. E che cosa è accaduto per quanto riguarda naturalmente il Centro Studi di Foligno? Sapete perfettamente che nell'ambito del Centro Studi di Foligno la Regione aveva una quota di minoranza con un versamento di 25-26 mila euro l'anno e con una capacità di incidere sulla gestione praticamente nulla. Quindi si versava una somma e sinceramente nel momento in cui abbiamo preso la decisione non mi pare che questo centro studi andasse per niente bene, con delle problematiche che noi abbiamo visto ed evidenziato. Quindi, come abbiamo fatto per tutte le nostre partecipate, abbiamo deciso di recedere da questa partecipazione, ma anche con il presupposto e la consapevolezza che questo è un po' lo schema che ci siamo dati, di mantenere solo quelle partecipazioni che consentono alla Regione di incidere in modo decisivo sulla gestione, di poter partecipare alla gestione, visto che noi in tutte le situazioni in cui mettiamo dei soldi pubblici che dobbiamo vedere come vengono utilizzati e che finalità hanno. E questo l'abbiamo fatto per tutte e 16 le partecipate regionali che ad oggi risultano risanate, rilanciate, che non rappresentano nemmeno in ipotesi un potenziale aggravio per il bilancio regionale e per la spesa pubblica, proprio grazie a questa impostazione che la Regione ha voluto dare. Per queste motivazioni si è deciso, come compete alla Giunta, di uscire da questa partecipazione nel Centro Studi di Foligno, fermo restando che la Regione Umbria c'è, ci sarà e, come sa benissimo anche il sindaco della città Zuccarini, per tutto quello che riguarda Foligno, per la cultura, per la formazione e l'innovazione, naturalmente siamo pronti a partecipare, a vedere tutto ciò che ci può essere proposto, sempre nell'ottica che queste risorse possano essere indirizzate per delle finalità concrete. Sicuramente nel momento in cui abbiamo preso questa decisione tutto questo non risultava dagli atti in nostro possesso. Questa è le motivazioni per cui abbiamo deciso di uscire. Grazie. Grazie Presidente. Consigliere Bori per la replica. Grazie Presidente, ma partiamo da un dato numerico, poi parliamo delle questioni politiche. Il dato numerico è che la Regione Umbria ha un bilancio complessivo che si aggira tra i 2,5 e i 2,7 miliardi di euro e il costo della partecipazione, come ci ha detto ora la Presidente, per il Centro Studi Città di Foligno era di 25 mila euro, quindi un costo risibile. La partecipazione delle istituzioni serve a garantire presidi territoriali. Qui emerge anche da quello che ha detto lei una certa idea delle istituzioni della politica. Noi stiamo nelle realtà in cui possiamo comandare. Noi stiamo nelle realtà in cui noi possiamo incidere, possiamo decidere, possiamo. Si sta anche nelle istituzioni per partecipare. Io non penso che l'università stia nel Centro Studi di Foligno per comandare, ma per essere presente e partecipare. Non credo che il comune
che versa 80.000 euro invece che 25.000 della regione stia lì per comandare, mi auguro di no, ma sta lì per partecipare, incidere, promuovere lo sviluppo, uguale la provincia. La regione è l'unico che è uscito, sbagliando, forse condannando una realtà di formazione, di cultura, di lavoro e di sviluppo. Ora non so perché lei ritiene di avere questi dati così negativi rispetto a questa realtà, magari avrà modo di esplicitarli, ma loro stanno là perché questa è una realtà positiva, se no non ci starebbero università, comune, provincia. Se invece noi riteniamo che è una realtà che vada chiusa, va chiarito, oggi l'abbiamo sentito, va chiarito e vanno anche comprese le ricadute sul territorio. Ci fa piacere che il sindaco sia non solo informato ma anche d'accordo, immagino ne risponderà ai cittadini di Foligno. Grazie.